situazione. Buonasera. Buonasera. Ma in diretta. Ma smettila di zittire mia figlia. Ma in diretta sei. E vabbè, ma tanto sono abituati. Pupi, saluta. Chissà se l'avete vista, non lo so. Buongiorno a tutti, come va? Siamo ufficialmente arrivati a 100 merende, evviva! 100! Basta, ora merende non ne facciamo più, poi finiamo anche le cene e poi ognuno per sé, cioè, basta che avete anche un po' rotto. Cioè, poi boh, Giusto? Giusto, basta. Finito tutto. Finì un film. Vediamo se qualcuno arriva. Cioè, che lasciamogli il tempo di entrare. Allora, non è la mia merenda di oggi, ma la merenda di ieri. Essendo stata, come avete visto, in piede di Pupi. Essendo stata in campagna qualche giorno, avete visto che sono stata un po' assente perché era impossibile connettersi. E così ieri ho fatto delle fotografie, ma non ho potuto fare la diretta. Allora, scusate, ero rimasta, come si può dire, affascinata da un signore. Ce l'aveva con un bimbo che giocava a palla in una piazza, cioè. Ah sì? Mi sono perso, cosa ha detto? Gli ho detto di fare più piano. Quale? Quella col braccio, dai, su, magari. Sono in diretta. Nuccia, Daniela, ciao Daniela. Bene. Cioè, non che Nuccia no, però Nuccia è un abitué, invece Daniela no, è nuova. Allora, cosa ho fatto? Una roba super semplice, perché come sapete ormai la semplicità mi accompagna, però secondo me quando la semplicità è così buona, guarda che c'ha il piede su, le fai male. Ma cosa? E quando la semplicità è anche una roba super buona, è più bello. Allora, cosa ho fatto? Ho preso un pezzetto di cioccolato fondente, l'ho fatto fondere in una tazzina, dopodiché ci ho aggiunto lo yogurt greco sopra e ho terminato con uno strato di burro d'arachidi. Arachidi 100%, mi raccomando, cercate sempre queste creme che non abbiano additivi strani, perché dove leggete olio, zucchero, sappiate che non c'è necessità, perché la frutta secca frullata emette già da sola abbastanza olio. Scusate, e non c'è bisogno decisamente di zucchero perché hanno un gusto da solo già molto, molto marcato, molto buono. Ciao Manuela, ciao Silvia. Novità di giugno, noi stiamo sedute. Guarda un po'. Non si vede un picchio, ecco. C'è questo davanti. Saluta, che adesso stai seduta da sola. Altri danni che può fare in giro. Esatto. Che stavano già suicidando. Sì, cose che. Posti da cui può cadere, fantastico, vero? Ma tanto quella è la strada, vero Pupi? Cioè, è normale, dobbiamo starcene che cresca. Ehi. Comunque, vi dicevo, in realtà è sempre una merenda che ho già fatto, perché figurati se yogurt greco, cioccolato e frutta secca non è una roba nota, però anche come lo fate. Cioè, grattugiato piuttosto che sciolto, piuttosto che in crema o croccante, fa la differenza a mio avviso. A me è piaciuto tanto. Io lo consiglierei anche come un dolcino, se siete dopo cena avete voglia di un paciughetto. Invece di paciughetto vi mangiate qualcosa di buono, giusto? Ciao Simona. Mi dite che ne pensate. C'è qualcuno che mi risponde? Sì. Non vedo i messaggi, non capisco se oggi... Vuoi che leggo io? Sì, guarda un attimo. Sì. Perché a volte non... A volte rispondono, io non lo so. Io chiedo scusa se oggi non sono proprio al top, ma... Sei tornata? La mia emicrania si fa sentire. E torna in... No. Se abbiamo qualcuno che legge, che vuole vedere la diretta. Tre commenti. Aspetta, non faccio vedere. Allora, scusate, devo fare tutto io. A me piace molto, che meraviglia, sono arrivata ora e non ho sentito nulla. Simona, non c'è problema, te la riguardi. E che meraviglia, io suppongo che tu parli di mia figlia, perché non vedo i messaggi, li vedo solo da questo, dall'altro telefono. Grazie. E ciao Anna.
Insomma, che come vi ho detto oggi è molto semplice. Voi come state? Avete passato un buon ponte? Vi siete divertite? Io ieri non ho potuto completare la sfida che avevo messo su con mia nipote perché ha piovuto tutto il giorno ieri, siamo stati costretti in casa, quindi male, cioè male. Dovremo tornare su e concludere la sfida. Avevamo raggiunto 25 passaggi e avevamo detto che saremmo arrivati a 50 entro la fine del weekend, ma non avendo potuto allenarci è andata male. Poi vabbè, mia nipote gioca a pallavolo, io invece sono... gatto di marmo. Sì, sono un gatto di marmo. Ciao Mary Laura, sono arrivata ora, oggi non sono al top, dolori ovunque. Mary Laura, stellina, ti capisco, comunque anche l'umidità non è proprio il top per chi soffre di dolori cronici come noi. Vabbè, ce la facciamo andare lo stesso, no? Allora, io direi che a questo punto, se non avete nulla da raccontarmi o da dirmi, me lo scrivete nei commenti e noi ci vediamo domani. Martedì, domani è martedì, quindi ricordatevi che domani ci sarà la diretta sulla rubrica alimenti sì, alimenti no, e sarà all'interno del gruppo, ok? Quindi l'appuntamento per domani, non so ancora dirvi l'ora, però sarà all'interno del gruppo Facebook, va bene? Quindi per oggi vi saluto e ci vediamo domani. Ciao a tutti, buona serata.